voglio che sappiano che io faccio un lavoro, quello dell'attrice, che occupa tutta la mia vita e che mi dà proprio un senso. Il fatto di poter fare quello che si ama, credo che sia uno dei premi di tutte le persone che hanno questo privilegio, fare quello che si ama. Una delle prime cose di cui abbiamo bisogno è divertirci, oltre che nutrirci di tutte le possibili piaceri della vita, e forse il film di Paolo Villaggio, che rappresentano, noi siamo dei clown e credo che questo sia molto importante, essere avere la possibilità di vedere e di esprimere quello che ci dà la possibilità di ridere, anche se in un modo deformato, un po' come sono i personaggi, ma quello di dar sfogo alla parte infantile che abbiamo dentro di noi, e cioè dell'immaginazione sviluppata al massimo. Io sono sempre stata una grandissima ammiratrice di Maurizio Nicchetti, e il nostro primo incontro è stato molto interessante perché eravamo tutti e due candidati a un Donatello, a un premio Donatello, e ci siamo incontrati a Cinecittà, perché quell'anno lì, non mi ricordo che anno fosse, c'era proprio la premiazione del Davide Donatello, e mi ricordo che c'era proprio Paolo Villaggio che apriva le buste e che dichiarava chi fosse il vincitore. E allora naturalmente io ero lì per un Fantozzi, e Nicchetti, non mi ricordo per quale film, era uno dei concorrenti. E poi nessuno dei due siamo stati premiati. E questo ha fatto sì che naturalmente ci siamo ritrovati, eravamo proprio insieme, non ci conoscevamo, e abbiamo detto sarebbe bello un giorno, soprattutto per me, poter lavorare con te. E lui ha detto, ma non escludo che questo possa essere possibile. E dopo poco tempo mi ha chiamato e ho fatto il suo film, Stefano Quante Storie, dove rappresentavo, in una delle tante evoluzioni, diciamo, della sua vita, rappresentavo proprio la sua mamma. E questo è stato molto di... E poi adesso, proprio un anno fa, e gli ho chiesto di fare la regia teatrale di un monologo che è una cosa di teatro, un testo di Francesco Casaretti, che rappresenta una donna del Settecento, una scienziata del Settecento, Émilie du Châtelet, e lui ha firmato la regia. Per cui con Maurizio c'è una continuità, e questo per me è stato un grande arricchimento su tutti i piani, sia umano che artistico.